Pochi anni fa, gli ingegneri Honda hanno scoperto un modo di ridurre il consumo di combustibile e di conseguenza hanno sviluppato l'Ecological Drive Assist System, applicato alla Honda Inside, e che permette di ottimizzare il consumo. Primo sistema di questo tipo a dare delle informazioni in tempo reale attraverso la lettura di diversi parametri. Nel cruscotto della Honda Inside si trova il pulsante verde Econ, che sta per Effective Control. Quando il conducente preme questo pulsante, il sistema inizia ad operare. Nell'ottimizzazione della trasmissione variabile continua ed il motore riduce il consumo. Inoltre, circolando in modo Econ, automaticamente si risparmia energia nelle funzioni di aria condizionata, si aumenta la ricarica di energia in fase di decelerazione e si ottimizza il tempo di spegnimento del motore a scoppio. La funzione di orientamento mostra il consumo in tempo reale, mostrando nel quadrante un colore verde quando il tipo di guida permette un consumo ridotto, un colore blu-verde quando il tipo di guida è relativamente efficiente, come ad esempio nelle accelerazioni, oppure mostra il colore blu quando si consuma troppo, come ad esempio nelle brusche accelerazioni. Queste funzioni permettono al conducente di essere informato in tempo reale del consumo di carburante, in funzione del tipo di guida adottato, ed incoraggia a mantenere la spia sul verde, in modo da consumare meno. Con la funzione dello scoring si cerca di incoraggiare il conducente ad una condotta di guida responsabile. Nel display Multi-Information è stata inserita una grafica particolare. Si tratta di un albero con tre foglie per la valutazione del consumo di combustibile e dell'efficienza della guida. Quando l'interruttore è acceso, il display mostra il punteggio che riflette in tempo reale le prestazioni di guida. Quando l'interruttore di accensione è spento, le foglie nella riga superiore del display mostrano il punteggio per il viaggio appena concluso, mentre una barra orizzontale nella riga inferiore del display fornisce una valutazione complessiva che rappresenta le prestazioni cumulative. Il display informativo permette inoltre agli utenti di visualizzare i dati riguardo il risparmio di carburante per gli ultimi tre viaggi, i dati in tempo reale e le statistiche di economia media di carburante.